E svegliarsi la mattina. Buongiorno a tutti, questa volta è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parleremo dell'alzarsi presto al mattino. Perché lo sai quanto dorme in media una persona? 8 ore al giorno, circa un terzo della vita, quindi è un po' troppo. E se vuoi diventare una persona di successo, dormire un po' meno, riuscire ad alzarti presto può essere una valida soluzione. Ma se anche tu stai guardando questo video in questo momento, probabilmente ci hai già provato, ma non sei riuscito a resistere al caldo abbraccio delle coperte. Non ti preoccupare, dopo la sigla scopriremo quali sono i trucchi e i consigli per riuscire a farlo in tutta l'autonomia e per tutto il resto della tua vita. Sigla! Sono Marco Costanza, un ragazzo che per lavoro posta storie su Instagram alle 5 e mezza di mattina. E tutti mi chiedono: Marco, ma dove la trovi? La forza, la voglia di alzarti così presto? Chi te lo fa fare? Visto che appena mi alzo, l'unica cosa che vedo sono frustrazioni ed insuccessi. Beh, siamo qui oggi per darti questa chicca, per scoprire come alzarti energico e con voglia di fare. Cos'è che dovevo ridare? Mi sono dimenticato. Guarda, non sto neanche leggendo. Allora, la prima cosa che però dobbiamo domandarci prima ancora di come alzarsi presto è: ha senso? Mi devo alzare presto anch'io? Perché ti svelerò un segreto: nel 90% dei casi alzarsi presto non serve a una beata. Minchia, che qua c'è proprio. Tagli la scena. Lo so. No, senza il bip. Con l'orologio di qua perché dice che fa rumore, con questa proprio posso gesticolare. Questo perché se non hai chiari obiettivi in testa, non è che alzarti presto ti rende magicamente Superman, diventi super produttivo, inizi a cambiare vita. Devi avere un motivo per alzarti presto al mattino. Se tu ti alzi presto e ti metti a guardare video su YouTube, probabilmente stai facendo una vita di merda e anche senza alcun fine, alcuno scopo. Quindi in quel momento non serve. Se però fai parte delle persone ambiziose che vogliono raggiungere qualcosa di serio nella vita, alzarti presto invece è un ottimo metodo per alzare la tua autostima e la tua produttività. Andiamo prima di tutto a vedere quali sono gli effetti positivi sulla produttività. Perché se io mi sveglio un'ora e mezza prima al giorno, quanto fa Gabri in un anno, un'ora e mezza al giorno? E che dita c'hai? 50 ore. Se io mi alzo ogni giorno un'ora e mezza prima del mio solito orario, guadagno quasi un mese, cioè io vivo letteralmente un mese in più delle altre persone ogni anno. Capite già che a livello produttivo mi metto già su un altro livello. Ma non solo, perché comunque non è che poi tutti i giorni posso alzarmi prima, cioè posso dormire meno, dovrò comunque dormire le mie 8 ore in media a sera. Però c'è un vantaggio intrinseco, che al mattino non ci sono rotture di palle, quindi se io mi sveglio presto, il mondo è tutto mio, non ho mail, messaggi che mi distraggono e riesco a lavorare in modo molto più concentrato. Come dicevamo prima, ci sono degli effetti positivi anche e soprattutto sull'autostima. Perché quando io mi sveglio presto ed inizio ad esempio alle 5 e mezza già a produrre o a correre, comunque a migliorare la mia persona, il mio cervello inizia a capire che quando tutti gli altri si svegliano e iniziano la loro normale giornata, io ho già fatto qualcosa di produttivo. Ed ecco che così la mia asticella della soddisfazione d'autostima sale a livelli inimmaginabili. E tutto questo è bellissimo perché? Perché l'autostima è fottutamente contagiosa. Quando io inizio a capire che sto facendo già dei passi da gigante nel miglioramento di me stesso, questa cosa la allargo non solo poi al mio lavoro, ma la allargherò anche alla mia salute mentale, alla mia salute fisica e pian piano diventerò un moderno supereroe. Semplicemente alzandomi presto il mattino, sì. Fondamentalmente sono quattro le attività che io posso fare appena sveglio: attività fisica, attività lavorativa, leggere o meditare. Se sei all'inizio, ti sconsiglio caldamente di leggere o meditare, perché al 99% ti riaddormenterai nel materasso. Quindi evitiamo queste cose qua. Tra attività lavorativa e attività fisica, cos'è meglio? La scienza, e quindi non Marco Costanza, ma la scienza,
ci dice che è meglio l'attività fisica. Allora, questo foglio qua, che è una cosa infinita, ma è veramente importantissimo da leggere. Quindi qua sotto in descrizione trovate il link per scaricare questo PDF e, tra l'altro, già che siete qua sotto, ne approfittiamo di questi 10 secondi per lasciare un like, mettere un commento, un'iscrizione, condividere il video a tutta la vostra famiglia. Insomma, sappiate solo, vi leggo l'ultima frase, che un aspetto da non sottovalutare è l'importanza di dedicare un momento per se stessi all'inizio della giornata. Quindi mentre faccio attività fisica sto anche, insomma, tutto sommato meditando. Ma se tutto questo non bastasse, ovviamente per motivare, quali sono i trucchi proprio concreti che fanno in modo di non ricadere a dormire, ma riuscire effettivamente ad alzare gli occhi, ad aprire gli occhi e a iniziare la giornata? Il rituale che utilizzo io al mattino per non ricadere a dormire è questo qua. Quindi mi alzo, mi metto subito seduto sul letto, quindi apri gli occhi e istantaneamente ti siedi, braccia al cielo stile Goku che lancia sfera Genkidama, e soprattutto ti bevi un sorso d'acqua. Quindi appena sveglio bevi un bel sorso d'acqua e passa tutto il sonno. Questo fa la maggior parte del lavoro. Ma, c'è un grande ma, grosso come una casa, ha senso tutto questo solamente se tu ti sei lasciato un chiaro lavoro da fare dalla sera prima. Cioè, io devo andare a letto con la consapevolezza che appena sveglio so già cosa devo fare, perché la fatica della decisione è la fatica più grande che noi dobbiamo prendere, e il mattino alle 5 e mezza non è che ci possiamo svegliare e domandare: ah, allora, c'ho un sonno della Madonna, è tutto buio, tutti dormono, cosa faccio di utile? Perché non riuscirò in alcun modo ad alzarmi. Mentre se io ho già molto chiaro in testa cosa devo fare, perché la sera prima stavo finendo un lavoro, ad esempio stavo mandando una mail, ma non la invio, la lascio lì nelle bozze, e il mattino dopo io so già che devo alzarmi e semplicemente inviare quella mail, perché è un lavoro molto ma molto facile che io faccio anche senza troppi pensieri. Però una volta che mi sono messo in moto, che mi sono attivato, sarà poi molto molto più facile, quindi sarà molto più accessibile riuscire a continuare a lavorare, quindi non ricadere poi nelle grinfie del letto. E l'ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello di non fare questa cosa in solitaria, quindi cercare per quanto possibile un gruppo di persone, un gruppo di amici che vi aiuti in questa impresa. Vi svelo un segreto: l'anno scorso ho creato questo gruppo su Instagram dove in realtà erano soltanto un insieme di persone che si taggavano il mattino alle 5 nelle storie. Era uscito questo hashtag, quindi lo faccio con costanza, e serviva per dimostrare a tutti noi, appunto, che seguivamo quelle storie, quell'hashtag, che altre persone erano in grado di alzarsi presto e ci motivavano ad alzarci. Ad esempio, un mio grandissimo amico che qua saluto, Raffaele Lorello, è la persona che più di tutte mi motiva il mattino ad alzarmi presto, con messaggi tipo: dai cazzo, alzati. Non mi fa ricadere nel sonno, perché è lì che ti dice: muoviti, alzati, svegliati, vedete che lui è già sveglio, che lui sta già facendo, e quindi siete anche voi più propensi a dire: no, se ce la fanno gli altri ce la faccio anch'io. E quindi cercate di crearvi questo piccolo gruppo. Se siete da soli e nessuno dei vostri amici vi dà man forte, trovate qua una persona disponibile, abbiamo noi già un gruppettino dove facciamo queste cose. Se vi interessa, scrivetelo nei commenti che vi aggiungiamo molto ma molto volentieri, perché l'unione fa la forza. Detto questo, io saluto e ringrazio tutti, ringrazio il buon GF alla regia, ringrazio tutti quelli che insieme a me si alzano presto al mattino, che mi aiutano ad alzarmi presto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo ed entusiasmante argomento. Ricordate che anche in questa cosa, come per tutto il resto, nella vita ci vuole costanza. E va detto, Serve, anche perché a me servono le cose che seguono, cose.